Stasera presenterai in prima assoluta Shut Your Eye. Cosa vedranno gli spettatori? Allora, gli spettatori vedranno uno studio, perché è un piccolo progetto che ha avuto vita breve, è nato praticamente 2 settimane fa ed è stato creato in una settimana, è nato da una nuova collaborazione con un violoncellista pesarese di nome Jacopo Mariotti e presenteremo alcune idee in forma quasi embrionale, quindi è un piccolo assaggio di qualcosa che speriamo poi poter sviluppare in una performance di 20-30 minuti. E come è nata l'idea per questo pezzo? L'idea è nata un po' a caso, ma un po' per destino, perché è stato Antonio Cioffi che mi ha chiesto di ballare per questo festival di nuovo, dopo l'anno scorso, dove avevo presentato una coreografia con un mio collega turco. Ero in Turchia nell'ultimo mese per lavorare per altri progetti e in Turchia c'è un tripudio di luci, di colori, di input, di persone, caos. E quello che io ho fatto negli ultimi 6 anni quando ho vissuto lì era un po' ritagliarmi il mio spazio chiuso, quasi spegnendo la luce. Quindi diciamo che è nata questo pezzo nasce dal bisogno di trovare un po' se stessi, e che per me avviene in determinate condizioni. E quindi è una condizione di assenza di luce, è una condizione al buio, dove la persona si sente libera da qualsiasi pregiudizio, da qualsiasi imposizione logica, sistematica, sociale, psicologica anche, e dove piano piano andiamo a capire che cosa c'è nel nostro subconscio e magari a percepire chi siamo veramente. Comunque le percezioni cambiano al buio, ovviamente, i sensi, il modo anche in cui ci connettiamo con gli altri. Quindi questo pezzo vuole essere una ricerca sulla dicotomia tra il buio e la luce, il fatto che luce o buio non sia prevalente, c'è bisogno di tutte e due. Com'è stato lavorare con un musicista? Perché appunto Jacopo è un violoncellista e sì. Suonerà appunto musiche da lui composte, sì, originali. È stato molto interessante perché ci conosciamo, è una collaborazione che è nata da pochissimo. E nonostante questo, appena siamo entrati in studio, abbiamo subito trovato una sintonia incredibile. E quindi per me lui è un artista, è una persona che mette in discussione, ma in modo positivo, le idee che io porto in tavola. Ed è la stessa cosa viceversa. Quindi credo che siamo un duo che, diciamo, ci spingiamo a vicenda a cercare nuovi territori, andare un po' oltre a quello che siamo abituati a fare, insomma, normalmente, perché anche lui è un musicista classico che viene da una formazione classica, però molto molto aperto, ha studiato anche jazz, quindi ha varie forme sonore, io anche, perché io ho iniziato la mia formazione come ballerina classica fino a 20 anni e poi ho cambiato nettamente strada, quindi credo che questa base comune ci dia come un supporto per capirci, per intenderci, e poi da lì prendere il volo verso qualcos'altro di più sperimentale, diciamo. Tu sei nata a Pesaro, sì. Però vivi ad Istanbul da qualche anno. Sì, dove appunto lavori come danzatrice solista ed insegnante per la Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea Modern Dance Theater. Sì. E sei anche membro della Casha Dedra Company, sì. Che è un bar nel Regno Unito. Esattamente. Sei anche membro di una compagnia svizzera. Esatto. Che è la compagnia 7273. Sì. Come sei? Com'è possibile? Qual è stato il tuo percorso? Che strada hai seguito, insomma, per arrivare adesso a confrontarti anche con delle realtà internazionali, no? Sì, allora io mi sono formata a Firenze presso l'Accademia Internazionale Coreutica diretta da Elisabetta Hertel e quindi ho lasciato Pesaro all'età di 14 anni. E mi sono diplomata in accademia e poi ho deciso di proseguire il mio percorso nell'ambito della danza contemporanea, quindi mi sono spostata poi a Leeds nel Regno Unito, dove ho praticamente studiato alla Northern School of Contemporary Dance.
E diciamo che per me, io già da quando avevo 6 anni avevo voglia di uscire, di scoprire, di vedere cosa c'era fuori. E quindi per me non è stata mai un, cioè, non c'è stato mai un dubbio. Io sapevo che il prima possibile sarei partita. E quindi è stato piuttosto naturale. Devo dire la verità. E poi in Inghilterra sono stati 4 anni sia di studio che di lavoro intensissimi, con delle fortissime emozioni, e ho incontrato personaggi incredibili. E anche poi a Istanbul sono stati degli anni veramente formativi dal punto di vista personale e artistico, perché mi sono confrontata con una realtà completamente nuova, di cui non conoscevo alcun codice, e quindi ho rimesso in gioco praticamente tutta la mia vita e ho imparato tantissimo. Sono stati anche degli anni molto, alcuni anni molto bui, molto difficili, perché il paese sta ancora, ma soprattutto in quegli anni lì stava vivendo delle situazioni di oppressione politica, sì, di una profondità importante, e quindi tutto questo ha contribuito a farmi crescere, a farmi insomma arrivare a questo punto. È un percorso che consiglieresti ad una giovane danzatrice pesarese, quello di viaggiare, di andare a studiare all'estero? Assolutamente, assolutamente, si può sempre ritornare ed è bellissimo ritornare. E adesso sto vivendo un po' questa nostalgia di casa per la prima volta in 15 anni. Più che altro, più che nostalgia, voglia di tornare e di portare qualcosa qua e di condividere qualcosa con le persone qua, perché Pesaro ha di bello, soprattutto in questi ultimi anni, e questa città offre possibilità, offre spazi. Antonio, Langart Fest, ma ci sono tante altre rassegne. Offre spazi per artisti come noi che siamo fuggiti e abbiamo viaggiato e abbiamo sì, scoperto tante cose riguardo a noi, riguardo al mondo, e adesso è bene, secondo me, tornare e parlarne di queste scoperte che abbiamo fatto e metterci a confronto con la realtà, con questa realtà, e aiutare il pubblico a mettersi a confronto con la realtà che c'è fuori. Quindi per me si sta aprendo un nuovo stadio che è questo, ed è molto molto emozionante.